Nel suo intervento oggi qui a Genova lei ha detto sui temi della legalità nessuno sconto. Sì, assolutamente sì. Noi abbiamo pagato un prezzo molto pesante a causa di poche cooperative statisticamente irrilevanti, ma sempre troppe, perché hanno messo in discussione la buona reputazione e un legame che la cooperazione aveva con il Paese. Quindi noi vogliamo riaffermare dei termini più decisi che non si oltrepassano i limiti della legalità neanche per vincere un appalto che garantisca il lavoro. Chi lo fa portando via il lavoro a imprese che non solo stanno nel solco della legalità, ma cercano di stare sul mercato con fatica, cercano di migliorarsi, cercano di innovarsi, e quindi non è giusto consegnare il Paese alla corruzione e all'illegalità. Dalla cooperazione deve venire un segnale molto forte e deciso. Fare lobby non è una brutta parola, lei ha fatto dei begli esempi dove grazie al movimento cooperativo si sono raggiunti ottimi risultati. Sì, la rappresentanza ha un compito di aiutare e accompagnare le imprese di fronte ai bisogni quotidiani, e quindi lo abbiamo fatto e continueremo a farlo, ma nel caso della cooperazione fare rappresentanza significa avere le radici sul territorio per leggere i bisogni di quelle comunità e offrire delle risposte, stimolare e promuovere nuove cooperative che si facciano carico dal sociale al campo dell'energia, piuttosto che all'agroalimentare, alla pesca, all'abitazione, alla sanità, che si faccia carico di dare una risposta a un bisogno. Su questo è nata la cooperazione, noi su questo ogni giorno che si apre vogliamo ripartire. L'alleanza delle cooperative non deve essere un processo di vertice. No, l'alleanza delle cooperative deve essere un progetto su cui le cooperative si ritrovano. Non è il progetto di Gardini, Lusetti, Altieri, dei tre presidenti. È un processo che coinvolge i cooperatori e le cooperative. È un modo nuovo di fare rappresentanza attraverso strumenti organizzativi, con un ruolo dei dirigenti, con la riaffermazione dei nostri valori, dei valori veri, più autentici, con la riaffermazione che le cooperative devono essere veri, reali e autentiche per essere le cooperative dell'alleanza.